Verona Mercato è una struttura di pubblico interesse. Il 75% delle quote sono del Comune, il restante della Camera di Commercio, delle banche e gli operatori. L'area di Verona Mercato è vastissima. 550.000 metri quadrati, di cui 92.000 dedicati al mercato ortofrutticolo. 8.500 metri quadri al settore di generi misti, ittico, florivivaistico, biologico e latticini. Più una piattaforma logistica di 3.200 metri quadri, dedicata agli scambi commerciali tra produttori e distributori. E poi 10.000 metri quadri di ufficio, sala congressi e servizi vari. Un grande impegno, quindi, quello di Verona Mercato verso la buona alimentazione. In particolare il mercato di Verona è specializzato nel valorizzare quelli che sono i prodotti dell'agricoltura veronese e veneta, perché non dobbiamo dimenticare che Verona e il Veneto sono tra i maggiori produttori di frutta e verdura, e la provincia di Verona ha verdure e soprattutto frutte di eccellenza e di qualità in tutto il mondo. Un punto strategico per la distribuzione poi in tutta Europa. La posizione dell'attuale mercato è stata fondamentale per consentire al mercato ortofrutticolo di Verona di continuare a crescere in un momento di crisi economica generale, ma soprattutto in un momento in cui altri mercati più importanti di Verona, quali possono essere Milano e Torino, hanno subito un fortissimo calo nelle vendite. Grazie alla nostra posizione logistica, l'esportazione sia in Germania che in Austria, ma soprattutto nei paesi emergenti dell'est europeo, ha consentito di supplire a quella carenza di acquisti da parte della grande distribuzione, che comunque è rimasta un buon acquirente del nostro mercato. Gli operatori agroalimentari di Verona Mercato movimentano ogni anno una quantità di frutta e verdura davvero incredibile. Sicuro, il quantitativo che viene movimentato dai nostri operatori è di 400.000-410.000 tonnellate, a cui si aggiungono le 50.000 tonnellate che vengono movimentate dalla cooperativa Facchini nella piattaforma logistica, dove avviene lo scambio tra la produzione e quelli che sono i destinatari finali. Un valore complessivo di circa 400 milioni di euro di valore economico delle merci che sono state trattate, e per quanto riguarda la distribuzione, nel senso di questa vendita, il 5%, che è pochissimo, è destinato a quelli che sono i fruttivendoli, quindi ai locali, il 50% circa alla distribuzione nei paesi dell'Europa prevalentemente, e il rimanente in parte alla grande distribuzione, in parte a grossisti dell'area circostante il nostro territorio, che poi a loro volta rivendono nei mercatini locali oppure ai fruttivendoli delle varie zone, che può essere Bassano o altri comuni che non hanno mercati vicini. Gli operatori di Verona Mercato lavorano a turno 24 ore su 24 per offrire il meglio veramente della sana alimentazione. Direi che gli operatori lavorano sicuramente in maniera costante, con un grande impegno, ma sono supportati dalla Verona Mercato, la quale vuole promuovere la frutta e verdura presso i giovani in particolare, nella convinzione che è con la prevenzione nel settore specifico alimentare, come in tutti gli altri settori della nostra vita, io parlo anche del risparmio energetico e di quant'altro, che si tende a prevenire le malattie nel futuro. Ma non è solo, perché questo è il contingente. La nostra società è impegnata sotto il profilo strategico a internazionalizzare Verona Mercato, nel senso di aiutare i nostri imprenditori ad andare all'estero, perché è solo nell'esportazione che ci sarà il futuro e lo sviluppo per quanto riguarda il nostro mercato. E allo stesso modo nel settore della logistica, che è considerato fondamentale a livello strategico nazionale, mediante creazione di una nuova struttura, una nuova piattaforma logistica nell'area che abbiamo all'interno del nostro Verona Mercato.